Nella trasmissione Rai Uno Mattina in Famiglia, Castellabate sarà nuovamente protagonista, in particolare con gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Castellabate, diretto dalla direttrice Gina Amorello. Alcuni alunni, infatti, hanno avuto la possibilità di partecipare all'episodio intitolato Generazione Tsunami, in onda il prossimo 3 giugno alle ore 10. Le telecamere della trasmissione hanno catturato gli angoli più suggestivi del territorio, con particolare attenzione alla splendida location delle gatte, per presentarli al grande pubblico televisivo. Lo psicologo della strada, Stefano Pieri, si è relazionato con i giovani studenti in un confronto informale, al fine di comprendere il loro stato d'animo, le riflessioni sul termine dell'anno scolastico e le aspettative per il futuro. Con loro dove i principali attori sono i ragazzi, quindi i ragazzi che, come dire, insomma, si affacciano a concludere quest'anno scolastico e quindi diranno e daranno le loro esperienze vissute in quest'anno e quindi si proietteranno già per il prossimo anno scolastico. Ci sarà lo psicologo della strada, il dottor Pieri, che intervisterà, e il regista qui che già sta organizzando tutto quanto. Davvero è un momento, diciamo, importante per far vivere non solo loro questa bella esperienza, ma per far conoscere ancora di più queste nostre belle realtà paesaggistiche che abbiamo qui, insomma. Siamo in un posto stupendo, Lutravesse, il porto Lutravesse, sapete, è un porto storico di Castellabate dove hanno avuto inizio tutti i contatti commerciali già dal 400, quindi le gatte, tutta questa struttura bellissima che ci possiamo fregiare di guardare intorno a noi, e poi tutto questo sfondo verso Punta Licosa, tutta la baia di Santa Maria di Castellabate. Davvero siamo in uno scenario incredibile, davvero, loro sono entusiasti, difatti sono tornati qui proprio per queste nostre bellezze naturali uniche, dico, quindi davvero siamo orgogliosi e contenti di questa loro scelta. Ci è stata proposta questa attività che in realtà noi come scuola portiamo avanti già da un decennio, infatti nelle nuove indicazioni si parla di laboratorialità, un nuovo approccio alle discipline, un nuovo approccio alle competenze, quindi cerchiamo di sviluppare nei nostri ragazzi questi momenti creativi, quindi cerchiamo di far sì che tutte le discipline possano essere poste in modo creativo, in modo tale da accattivare, ecco, rendere accattivante la disciplina e da appassionare i ragazzi che ormai non tollerano più il vecchio modo di insegnare, cioè quello della dalla cattedra, ecco. Io sono estremamente curioso psicologicamente, lavorando proprio sulla psicologia dei ragazzi, sullo stato emotivo, affettivo dei ragazzi, curioso di percepire cosa è successo in quest'anno in cui finalmente si sono sentiti liberi di poter condividere, le loro storie, le loro nuove storie. Dico nuovo, nuove perché, dico nuove, sì, perché fondamentalmente, la pandemia ha bloccato per quasi 3 anni, un certo stato emotivo evolutivo loro. E per cui per noi è fondamentale riuscire, girando l'Italia e oggi venendo qui da voi in questo magnifico tempio di bellezza, cercare di capire come loro si sono sbloccati emotivamente. Perché negli anni precedenti io ho continuato a lavorare in remoto, un po' avvicinandomi a loro, ma poco, e ho notato veramente uno stato di non regressione, ma uno stato di blocco emotivo.